Uno. Se non fosse una cosa seria, ci sarebbe da sorridere. La reazione scomposta dell'amministrazione comunale, proprio nei minuti successivi al termine della conferenza stampa che ho tenuto ieri mattina, è quantomeno singolare. Io allora dico agli amministratori comunali: calma, tranquilli. Era solo la prima puntata dell'Operazione Verità, quindi se perdete la calma adesso, poi non perdete anche la lucidità per rispondere e soprattutto per dare le risposte ai cittadini, anche perché oggi avete un consiglio comunale molto delicato e io vi invito a stare calmi, sindaco, assessore ai lavori pubblici e tutti quanti, anche perché ci sono temi molto delicati oggi, a partire dal piano spiaggia. Attenzione, consiglieri, leggete bene le carte perché anche lì ci sarà da fare qualche puntatina di Operazione Verità. Ma andiamo al punto. Io ho rilevato che mi avete onorato di un'attenzione straordinaria perché proprio nei minuti successivi al termine della conferenza stampa avete divulgato due distinti comunicati stampa. E allora fatemi osservare molto succintamente. Ho letto quello dell'assessore Di Candido, a cui innanzitutto faccio i complimenti per la sua citazione degna dell'Accademia della Crusca. Bisogna chiedere che lei diventi un socio dell'Accademia della Crusca. Nel merito, però, al di là della hilarità, io rilevo che nel suo comunicato stampa lei di fatto mi abbia dato ragione su tutto. Forse, non so, non so, l'ha scritto lei, se l'ha fatto scrivere, ma evidentemente avete ascoltato la conferenza stampa, ma lei era distratto. Oppure io la ringrazio perché mi ha dato ragione in toto. Primo, lei ha fatto riferimento al polo scolastico dicendo che avete revisionato, migliorato e approvato il progetto. Quindi, per la prima volta, avete ammesso, dopo 4 anni, ci avete messo 4 anni, che il progetto c'era e che quel rendering che avete messo in circolazione era quello che noi avevamo partorito con grande difficoltà confrontandoci con tutti e che ci aveva consentito di partecipare entro il 31 marzo 2018 al bando che ci ha consentito di ottenere i finanziamenti dal Ministero, da sommarsi a quelli che avevamo già messo in bilancio nel bilancio 2018, pari a 2 milioni e 600 mila, come dimostrato e documentato. Secondo, anche sul collettore di Via Farma finalmente siete riusciti a dire che c'era un progetto che avete ereditato, come è giusto che sia, ma ci voleva tanto, e che avete migliorato, voi dite, revisionato. Bene, bastava dirlo, no? Non dire che siamo dei fenomeni e facciamo tutto noi, no, perché nessuno è in grado di fare tutto, e che quei soldi sono in bilancio perché i documenti sono lì e li ho dimostrati, li ho prodotti. Poi si è distratto l'assessore, però sul piano asfalti, dice il piano asfalti era finanziato nel bilancio 2019. No, assessore, se non l'ha letti e se non mi ha ascoltato, poi le fornisco anche i documenti che ho fornito alla stampa, se li fa dare. Il piano asfalti di primo stralcio è stato progettato come progetto preliminare e finanziato nel bilancio 2018, ci sono i documenti. 250 mila euro era in fase di progettazione e poi avete. Ma è una cosa normale. Scuola di Colleranesco e asilo di Dole Coccinelle, anche qui si è distratto perché ci sono i documenti in atti, che poi è la relazione validata di fine mandato dalla segretaria generale e dal collegio dei revisori e da quello che è l'ufficialità e l'allegato I della conferenza stampa, che sta a dimostrare come Scuola di Colleranesco i lavori erano in corso di realizzazione quando vi siete insediati e progettati e finanziati in ragione di 855 mila euro. Asilo di Le Coccinelle, stessa cosa, 405 mila euro progettato e finanziato al momento del vostro insediamento. Era in appalto presso la stazione unica appaltante. Nulla l'assessore ha osservato sui lavori di ristrutturazione dell'ufficio a piano terra,
di Palazzo Municipale, anche perché non poteva farlo, abbiamo dimostrato che c'era una delibera che aveva avviato i lavori, che poi voi avete realizzato e avete fatto bene. Al sindaco pro tempore, mio successore, dico che a me spiace tanto che abbia perso l'ennesima occasione, perché sarebbe bastato intervenire nel merito delle cose che ho accennato, avrebbe fatto una buona cosa nei confronti dei cittadini, ma non lo ha fatto, ma come al solito si è ben guardato di intervenire nel merito, anche perché lo aveva fatto l'assessore, quindi c'era poco da dire, è la verità quella che io ho documentato, Operazione Verità si chiama, ma lui continua a a utilizzare le frecce che ha nella sua feretra, che sono quelle della invettiva, ma soprattutto quella di delegare tutto quello che vuole fare ai suoi legali. Piccolo consiglio: il mandato lo conferiscono i cittadini e non è un mandato delegabile quello del sindaco. Non lo puoi delegare ai tuoi legali, perché sennò non si farebbero le elezioni. Poi io gli avevo fatto una sola domanda a cui però non ha risposto, io avevo solo osservato: era stata abolita la posta in bilancio delle spese di rappresentanza. Così avevamo fatto, avevamo abolito tutto, anche i telefoni cellulari, tutte le spese di rappresentanza, perché volevamo che nulla delle spese del sindaco e degli assessori ricadesse sui cittadini. Avevo solo chiesto se per caso questa posta in bilancio è stata ripristinata. Era solo una domanda. Non ci si deve agitare, sindaco, altrimenti poi non si risponde ai cittadini. Invece rilevo che per quanto riguarda la vela, ha prodotto, mi sembra, una ricevuta di 250 euro che sta lì a dimostrare che l'ha pagata lui, ma avrebbe fatto buona cosa a farlo prima, non ha fatto niente di eccezionale, va bene così. Ultima cosa, ho visto che è stata presentata proprio ieri un rendering in cui si dice che si interverrà sul piazzale antistante la stazione ferroviaria che sta proprio qui dietro, e questa è una cosa che io saluto con soddisfazione, perché quell'opera è stata fatta 20 anni fa e dopo 20 anni bisogna intervenire. C'è solo un piccolo problema. Dal rendering che ha prodotto, caro sindaco, io non capisco come faranno i pullman a manovrare. Cioè non entreranno più. Sa perché glielo dico? Perché io amo questa città. E questa cosa spero che l'abbia condivisa intanto con i cittadini, ma non mi risulta, magari con un forum, un incontro, ma soprattutto con quelli che lavorano qui, con gli autisti, quindi magari convocare Tua, convocare Gaspari, convocare tutti quelli che fanno, che ci lavorano, perché altrimenti sarà un bel problema. Io non vorrei che questa autostazione, che è la stazione di riferimento della provincia di Teramo, la perdiamo per queste affermazioni quantomeno singolari. Lavoriamo con tranquillità e buon consiglio comunale a tutti.